Giù la maschera e avanti con due colpi, forse tre. Il Casarano non vuole vivere un campionato anonimo al ritorno in Serie D dopo 7 anni di assenza e gli ultimi innesti messi a segno dal DS Pitino e dal presidente Maci lo confermano. Dopo l'ufficialità dell'arrivo del difensore Giuseppe Mattera, ex Bari e protagonista di 181 partite in C con Aversa, Ischia, Casertana, Benevento e Matera, è pronto un altro innesto, quello di Ciro Foggia, nella scorsa stagione trascinatore dell'audace Cerignola che ha vinto i playoff nel girone H di Serie D. Le manovre non si fermano però qui. È pronta un'offerta importante per Cristian Agnelli, ex capitano del Foggia, che dopo il fallimento del club rossonero potrebbe proseguire la sua carriera in Salento. Noi siamo andati avanti per step. Abbiamo fatto diverse valutazioni ed analisi. Con Matera ci eravamo già sentiti da tempo. C'erano delle cose che dovevano convergere in questa direzione. Alla fine, nel momento in cui c'è stata la possibilità, reciprocamente abbiamo fatto questa scelta. Foggia, anche per lui ci sono, è un giocatore molto appetito, ci sono delle la concorrenza, diciamo, non si fa, non manca. Diciamo che noi siamo a buon punto col ragazzo. Occhiuto, Tiscione, Giacomarro, appunto Mattera e la coppia Foggia-Agnelli. La campagna acquisti del Casarano non si fermerà però a questi nomi. I salentini sarebbero in pressing anche su Simone De Marco, ex centrocampista della Casertana. Pitino però viaggia affari spenti. Noi stiamo rispettando quelli che erano i nostri programmi. Avevamo detto che saremmo partiti con 80% dell'organico quasi completo, lo stiamo completando in questa ultima fase. Squadra seduta al tavolo delle grandi o pronta a recitare da outsider in un campionato ricco di piazze importanti e grandi nomi? Mentre la rosa, allenata da Pasquale De Candia, prosegue i lavori a Sefro in provincia di Macerata, nelle stanze dei Bottoni la strategia per la stagione 2019-2020 è ben chiara. Noi siamo una matricola e ci approcciamo ai banchi come se fossimo al primo giorno di scuola. Sulla carta ci sono squadre che hanno fatto molto bene, come Taranto, come Bitonto, come credo anche il Brindisi stia facendo, come stanno facendo tante altre squadre da non sottovalutare.